Aperidea, piccoli pensieri per cominciare, di padre Gaetano Piccolo, una produzione Radio Più. Cosa servono i racconti? Mentre viviamo le vicende della vita, non ci preoccupiamo di trovare un legame tra i singoli eventi. I fatti semplicemente accadono, sono estremamente variegati, tante cose sembrano succedere senza che vi sia una causalità evidente. Eppure di tanto in tanto, quando vogliamo raccontare cosa è accaduto, gli eventi sembrano concatenarsi, troviamo una sequenza, scopriamo legami prima invisibili. Un racconto fa esattamente questo, cerca e trova un senso tra gli eventi della vita, ne sceglie alcuni, stabilisce dei legami e ci restituisce un insieme ordinato che appare comprensibile. E proprio grazie al racconto possiamo comunicare ad altri cosa è avvenuto, cosa abbiamo vissuto. Possiamo confrontarci sul significato da dare agli eventi della vita. La nostra stessa identità passa attraverso la nostra capacità di costruire racconti. Quando qualcuno ci chiede chi siamo, tendenzialmente rispondiamo raccontando una storia. È evidente che non descriveremo attimo dopo attimo lo scorrere della nostra esistenza, ma faremo una scelta. Prenderemo alcuni eventi e decideremo qual è il legame tra loro, e così restituiremo un racconto che parla di noi. Raccontare vuol dire quindi interpretare un tempo, dare un senso a quello che è avvenuto. Già Aristotele aveva individuato questa funzione del racconto. Proprio per questo motivo egli riteneva che il racconto dovesse basarsi su una consequenzialità logica. La narrazione è infatti uno specchio della realtà. E come la realtà è logica, così deve esserlo un racconto. Quando leggiamo un romanzo, vediamo una tragedia, ci aspettiamo di capirla. Cerchiamo cioè un filo logico che colleghi gli eventi. Se quel filo non lo troviamo, restiamo delusi. Il racconto serve quindi a rappresentare una realtà in modo tale che chi ascolta o vede si possa ritrovare. Nasce da qui l'effetto catartico della narrazione, che Aristotele trovava soprattutto nella tragedia. Un racconto cioè descrive una realtà possibile nella quale tutti si possono rivedere senza però sentirsi giudicati. Il racconto in un certo senso parla anche di me senza parlare direttamente di me. Un esempio è quello del racconto che il profeta Nathan fa a Davide per aiutarlo a riconoscersi come peccatore. Nathan racconta la storia di un uomo che aveva tante pecore, ma è andato a prendersi l'unica pecorella di un povero pastore che aveva solo quella. Quella storia non parla direttamente di Davide, eppure egli si riconosce in essa. Questa funzione del racconto è evidente anche nella relazione tra lo psicanalista e il paziente. Quest'ultimo porta al terapeuta un insieme di brandelli indecifrabili, eventi slegati della sua vita a cui non è capace di dare un senso, di cui non vuole vedere il senso. Lo psicanalista prende questi pezzi e vi cerca un filo unitario, ne fa un racconto sensato e lo restituisce al paziente affinché il paziente stesso possa finalmente riconoscersi e riappropriarsi della propria esistenza. Raccontare è dunque la modalità con cui stiamo al mondo. Viviamo raccontandoci e raccontando. Troviamo un senso solo attraverso la narrazione. Ma se ciò è possibile, vuol dire che nella realtà stessa, negli avvenimenti, c'è una predisposizione a essere raccontati. La realtà è raccontabile. Ciò che è reale è raccontabile. Come provare a continuare a riflettere su questo tema? Raccontare la propria autobiografia è un esercizio utile per appropriarsi della propria identità e trovare un senso da consegnare ad altri. Potremmo provare a scrivere il racconto che ci rappresenta.